ultima giornata di eventi al Festival dell'Innovazione della Scienza di Settimo Torinese ed è pranzo da giorno di festa, aspettando il Salone del Gusto e Terra Madre 2014. Insomma, non è ancora finita. Nella giornata di ieri le telecamere di Media INAF hanno fatto conoscenza con Teotronico, il pianista robot che si è esibito sul palco della suoneria in duo con Roberto Prosseda. Alla Biblioteca Multimediale Archimede il ricordo di una persona speciale, Margherita Hack, la scienziata italiana icona e riferimento dell'astrofisica mondiale. Gianluca Ranzini, giornalista e astrofisico. Margherita aveva di grande il fatto di saper sicuramente comunicare la scienza e di avere proprio il desiderio di farlo, cioè a lei non importava, per quanto l'ho conosciuta, né essere popolare come di fatto è diventata o guadagnare soldi con i libri, a lei importava che la gente sapesse e quindi voleva trasmettere quello che era in grado di trasmettere e che era oggettivamente molto, sia perché è stata una grande professionista dell'astronomia sia perché appunto era molto brava a divulgare. Una scienziata che ha insegnato l'urgenza di comunicare la scienza anche a chi, comunicatore, lo è di mestiere. Federico Taddia, giornalista, autore e conduttore di programmi radiotelevisivi. A me quello che ha insegnato Margherita è la pazienza nello spiegare le cose. Me l'ha spiegato vedendola rispondere mille volte a mille bambini che gli hanno chiesto cos'è un buco nero. Lei ogni volta ripartiva da zero, usando le parole giuste, tranquilla, serena, se capiva dall'occhio del bambino che non aveva capito, ripartiva, faceva esempi, faceva metafore, cercava di usare un linguaggio semplice, però non cedeva mai nulla alla mancanza di rigore. E quella cosa lì mi ha spiegato tanto. Puoi mantenere il ritmo, puoi essere simpatico, puoi, devi essere ironico, però devi avere il tempo di passare quasi per osmosi questo rigore scientifico. E al tavolo dei relatori c'era anche Corrado Lamberti, il più stretto collaboratore della HAC all'INAF Osservatorio Astronomico di Trieste. È fondamentale raccontare la scienza in generale e l'astronomia in particolare alla gente. Poi sul modo di farlo, questo dipende dalla personalità dell'individuo. C'è chi riesce a farlo meglio e chi non ci riesce per incapacità di comunicare. Margherita aveva quel carattere così estroverso che arrivava subito nel cuore delle persone, riusciva a comunicare anche concetti difficili perché sapeva esprimersi in modo semplice, ma soprattutto per la sua comunicativa sul piano umano proprio.